è stata, viene rivista tutta la storia per quanto riguarda la critica, ha messo in discussione tutto quello che c'era scritto prima sui testi, perché abbiamo buttato, demolito una parete e sono usciti fuori affreschi medievali che vanno dal 1200 fino a circa il 1400 e abbiamo scoperto un'area tombale e questo prima non si sapeva, quindi ci sono tante tante nuove scoperte. Risplende di nuova luce la cripta di Sant'Emidio che si trova nel sotterraneo del Duomo di Ascoli Piceno. La cripta è veramente di dimensioni enormi, tra le più grandi d'Italia, 32 metri di larghezza e ha più o meno 44 campate e ogni campata abbiamo trovato 4 santi, quindi un totale che si può girare intorno a 150 santi dipinti solo sulle volte, senza considerare poi i ritrovamenti dietro le mura di tombe antiche e prime strutture della cripta ascolana. Dopo un restauro durato 4 anni si è riscritta una nuova storia della cripta. La cosa più importante che è stata fatta è stato tolto tutto l'intonaco settecentesco che ricopriva tutte le pitture della cripta e quindi non era, la pittura medievale non era conosciuta da nessuno. È stata una scoperta anche per noi perché non immaginavamo che si trovasse sotto questo mondo dimenticato anche dagli ascolani. L'intervento è stato possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha stanziato un contributo di oltre 500.000 di euro. Giornata molto importante per Ascoli perché nella cripta c'è il nostro santo patrono, il Sant'Emidio, e un restauro durato tanti anni con un lavoro prestigioso da parte dei restauratori, veramente un lavoro eccezionale e bellissimo. È molto importante per Ascoli perché restituisce a questa città un valore non solo religioso ma anche culturale importante. Quindi la cripta sarà visitabile per tutti i turisti.